Adesso incontriamo l'assessore ai servizi sociali, la Mirella Zamballo, che vuol dire che incontriamo l'amministrazione. Il sindaco per impegni non c'è, però noi faremo notare che è una percentuale bassissima, abbiamo bisogno che ci fosse la massima autorità che amministra insomma il comune. È chiaro che la Mirella mi diceva che ieri ha parlato con il sindaco, evidentemente si saranno detti delle cose, si saranno fatte delle consegne e comunque rinnoviamo la richiesta di poter parlare con il sindaco anche per capire come verrà gestita la mozione che il Consiglio Comunale di Rovigo ha approvato per quanto riguarda la sospensione degli aumenti e la revisione del canone. Noi abbiamo una posizione più radicale, chiediamo, come ha fatto tra l'altro il Consiglio Comunale di Padova, che ha approvato, che la coalizione è più o meno la stessa, ha approvato una mozione in cui chiede l'abrogazione della legge, che è quello che chiediamo anche noi, perché è importante rivedere dei limiti, però noi riteniamo che è tutto l'impianto che è sbagliato, perché colpisce i risparmi della gente, tassa i risparmi della gente. Una tassazione all'incontrario, quando i soldi ci sono, li possono andare a prendere con una patrimoniale e non andando a tassare in continuazione in maniera indiscriminata la povera gente che ha risparmiato con i sudori del lavoro, e questo non lo troviamo davvero giusto, lo troviamo sbagliato, e anche per queste ragioni insomma di carattere sociale, di condizioni materiali, chiediamo il ritiro di questa legge. Noi continueremo con la nostra protesta, siamo qua anche stamattina, certamente un po' meno perché è una delegazione, come abbiamo detto, che va a parlare con l'amministrazione comunale. Però adesso, sabato 14, che ci troviamo a Padova alle ore 15.30 nella sala Nilde Iotti in via Forcellini, decideremo come proseguire con la lotta, sicuramente una data per andare sotto Palazzo Balbi per dire a Zaia che deve ritirare questa legge infame. E come cittadini, come inquilini e inquiline, continuiamo nella nostra mobilitazione perché non abbiamo altra scelta. Siamo convinti solo che solo con la lotta riusciamo a modificare le cose. Dopo, per carità, c'è chi crede anche che è possibile cambiare con una discussione a livello istituzionale. Bene, se sarà possibile, meglio. Però è chiaro che noi vogliamo insomma che la legge sia ritirata, sia riscritta e si ritorni al regime precedente.